Bene, buongiorno a tutti. Noi abbiamo chiamato questo incontro trasparenza comunicativa e partecipativa. Sono due aggettivi significativi della idea di trasparenza che già da anni abbiamo cercato di promuovere. La trasparenza comunicativa era il minimo comune denominatore di un tavolo che avviammo in funzione pubblica già nel 2013, quando il decreto 33 era appena stato varato. Forse qualcuno di voi lo ricorderà, ed l'obiettivo era quello che dai comunicatori pubblici venisse una spinta a interpretare la trasparenza non in una forma di adempimento, in una forma quindi di una stanca riproduzione di uffici e di pratiche, ma come qualcosa di attivo che aprisse veramente l'amministrazione ad un rapporto nuovo con i cittadini e quindi alla loro partecipazione. Ecco perché oggi, dopo alcuni anni in cui tanti di questi auspici si sono tradotti in realtà, perché dopo il decreto 33 è venuto un ampio dibattito che ha portato al decreto 97 del 2016 e alla circolare 2 del 2017, con circolare applicativa del decreto 97, obiettivamente molti di quei nostri auspici sono stati accolti e sono diventati legge. Naturalmente una cosa è la legge, una cosa è l'effettiva operatività delle amministrazioni, quindi oggi siamo in una condizione fondamentale, capire che direzione prende concretamente la trasparenza. La nostra messaggio, l'obiettivo per cui abbiamo organizzato un incontro ieri e un webinar oggi, oltre a quello del giorno 9 sul giornalismo pubblico e l'uso dei social, è proprio quello di dire che senza un'attività di comunicazione professionale organizzata che porta ad una partecipazione attiva del cittadino, ma non solo del cittadino, anche del funzionario che deve credere a questa nuova funzione, la trasparenza rischia di diventare qualcosa di astratto e quindi di inefficace. In altre parole, la trasparenza o è comunicativa o partecipativa o non è. Anche ieri ricordavo, ma questo lo faccio molto rapidamente anche in questa giornata, che noi vogliamo andare molto lontano, ma partiamo anche da lontano, quindi dagli articoli della Costituzione che fanno leva sul buon andamento e sull'imparzialità, e se vedete queste due espressioni che il nostro legislatore costituente adottò, sono esattamente i due cardini della trasparenza. Da un lato l'imparzialità, quindi la prevenzione dei fenomeni corruttivi, dall'altro il buon andamento, quindi la qualità dei servizi. E infatti la trasparenza è per stessa chiara indicazione dell'ANAC, l'autorità che presiede la sua applicazione, chiaramente insieme anche al Dipartimento della Funzione Pubblica, mette molto l'accento su questo aspetto, cioè dice prima ancora che nella prevenzione della corruzione la trasparenza deve servire come strumento di partecipazione dei cittadini al controllo di qualità sui servizi. E quindi abbiamo in questo un percorso che attraversa un secolo, perché parte dalla Casa di Vetro di Filippo Turati, passa da affermazioni anche dell'attuale ministro, che è la madre della legislazione sulla trasparenza totale, e arriva fino al Presidente della Repubblica che parlò della pubblica amministrazione come qualcosa che vive nel front office, cioè nell'ospedale, il municipio, la scuola, il tribunale, il museo, cioè tutto ciò che arriva al cittadino e non certo tutto ciò che invece avviene negli uffici pubblici. E questo è una slide che io propongo sempre anche nelle lezioni che svolgo, sia per il Formez, sia per l'Ordine dei giornalisti, la Federazione della Stampa, perché è un percorso, una carrellata che fa capire che da 27 anni noi andiamo nella stessa direzione, dalla legge 241 del 90, che però, anche ieri ripetevo, ed è un concetto fondamentale, diceva espressamente, mai la trasparenza deve servire a esercitare un controllo generalizzato sulle attività della pubblica amministrazione. C'è un principio esattamente contrario a quello del Freedom of Information Act italiano. La legge 152.000, citata prima da Roberto, non è soltanto oggi una gabbia molto stretta per l'attività comunicativa, ma è anche una legge che aveva come obiettivo, anche questo nero su bianco, il fatto di illustrare le leggi ai cittadini. Voi pensate, 17 anni fa, come eravamo indietro anche solo nella definizione degli obiettivi della comunicazione pubblica. Era una comunicazione pubblica didattica e didascalica. Dovevamo illustrare le leggi ai cittadini. Oggi naturalmente si pensa che le leggi vanno vissute con i cittadini, controllate dai cittadini, addirittura
indirizzate dai cittadini, come del resto è logico in una società evoluta. Non avviene ancora qua come dovrebbe, ma già la settimana dell'amministrazione aperta, oltre 300 eventi in tutta Italia, danno un'idea di uno stadio del governo aperto abbastanza avanzato, che ci può essere anche abbastanza incoraggiante. Quindi questo è il percorso legislativo e molte cose sono ancora da fare, ma qualcosa possiamo dire di averla fatta. Oggi la trasparenza è indubbiamente un concetto chiave ci viene proposto a tutti i livelli, dalla pubblicità persino, vedete qui un noto marchio che lo utilizza, ma anche nella politica ci si rinfaccia la mancata trasparenza, ma la trasparenza è anche oggi un boomerang, perché finiamo per parlarne tanto e poi inciampare in queste espressioni veramente comiche per chi le legge, ma anche per noi che le conosciamo bene. Il MISE ha chiesto al MIT di acquisire il concerto del MATM su proposta del MEF, sentito il DAG della BCM. Bene, queste frasi usate da un funzionario pubblico in un libro molto carino e autoironico, un libro kafkiano, diciamo così, sono però uno dei nostri principali ostacoli, perché la legge dice all'articolo 6 del decreto 33 che il dato, l'informazione che viene fornito all'utente de deve avere determinate caratteristiche, fra un po' le rivedremo, tra cui la chiarezza, la comprensibilità, l'aggiornamento, quindi tutti i caratteri che possono essere gestiti proprio da un giornalista pubblico, da un funzionario che fa del rapporto con il ricevente il centro della sua azione. Ogni giornalista, ogni comunicatore sa che ciò che conta, come diceva il mio caro amico e maestro Stefano Rolando, l'informazione è ciò che tu dici, la comunicazione è ciò che ti arriva, nel senso che naturalmente abbiamo una diversa obiezione, diversa concezione, diciamo così, del flusso informativo, se parliamo in termini autoreferenti o se parliamo in termini di comunicazione a due vie. Oggi la riforma della pubblica amministrazione, la legge 124 del 2005 con 22 decreti attuativi, di questi decreti molti toccano altri temi, la dirigenza, le partecipate, la SCIA, eccetera, ma alcuni riguardano proprio il settore della comunicazione, quindi la digitalizzazione, la cittadinanza digitale, la performance misurata con i cittadini. Ci sono state di recente delle linee guida della funzione pubblica che hanno messo in evidenza questo obiettivo che addirittura al momento più che ambizioso, quello di arrivare a misurare con i cittadini quanto l'amministrazione sta realizzando degli impegni che prende, perché la performance non è altro che un piano industriale della pubblica amministrazione. E poi appunto la trasparenza totale con l'accesso civico generalizzato e le consultazioni pubbliche, anche su questo vi sono delle linee guida molto interessanti che vi invito a considerare, anche perché ne parleremo tra brevissimo nell'articolo 95 del nuovo contratto funzioni centrali, quando si parla della ridefinizione dei profili professionali della comunicazione e dell'informazione, si parla anche di consultazioni pubbliche, cioè si dice che i nuovi giornalisti pubblici devono lavorare alla consultazione del cittadino e quindi è importante sapere come si fa. Il decreto 97 lo ripercorro molto rapidamente, giusto per chi non sia un esperto del settore, è un decreto che considera l'accesso generalizzato come qualcosa che supera sia l'accesso civico della 241, quindi quello basato su un mio interesse, io partecipo a un concorso, ho un interesse a sapere quali sono, ad esempio, i requisiti di colui che ha vinto mentre io ho perso. Ma va molto oltre anche il decreto 33 che diceva io posso richiedere la pubblicazione di atti a cui l'amministrazione è costretta. Cioè c'è un numero di atti definito che l'amministrazione deve pubblicare, se non lo trovo posso chiederlo. Ecco, oggi l'accesso civico generalizzato dice che io posso chiedere qualsiasi atto, documento, ma anche informazione alla pubblica amministrazione con determinati limiti ed esclusioni che sono indicate dall'ANAC, con interpretazione restrittiva, che vuol dire naturalmente che in dubio pro reo, diciamo così, in dubio pro accedente, dove esiste un dubbio, l'accesso va consentito e non negato. La trasparenza diventa la norma, il segreto l'eccezione, al punto tale che l'ANAC dice che vi deve essere un preciso nesso di causalità fra il limite o l'esclusione e il rifiuto, cioè ci deve essere proprio un rapporto stretto.
posso consentire l'accesso in forma anche differita o parziale, cioè non te lo posso dare oggi, ma te lo darò domani. Attualmente te ne posso dare un pezzo, un altro pezzo te lo darò domani, quindi l'accesso va comunque realizzato nel modo più favorevole al richiedente e se c'è diniego, il diniego deve essere motivato in modo congruo e completo. E quando ci può essere diniego? Quando l'ANAC indica una serie di limiti ed esclusioni che sono tassativamente elencati e che quindi non possono essere estesi, ad esempio, da un regolamento interno di un'amministrazione. Nessuna amministrazione può andare oltre i limiti e le esclusioni fissati dall'ANAC con una delibera del 28 dicembre 2016, facilmente reperibile. La trasparenza totale, quindi, è diventata un pezzo fondamentale del nostro ordinamento ed è molto bella, se qualcuno la vuole definire, vuole raccontare a suo figlio o alla sua mamma, che magari ha qualche anno di più, dice: ma cos'è questa storia di cui si parla? Ecco, questo articolo lo dice in un modo, secondo me, brillante, articolo 10,9, era quello che noi dicevamo. Nel 2013 la trasparenza non è un insieme di atti da pubblicare, è una dimensione per definire gli standard di qualità dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi. Come vedete, l'aspetto anticorruzione è messo in secondo piano, nel senso che noi consideriamo importante la prevenzione della corruzione, senza dubbio, ma la corruzione è per fortuna un'eccezione, mentre non è un'eccezione la scarsa qualità dei servizi, perché la scarsa qualità dei servizi è qualcosa che comunque tocca la vita quotidiana del cittadino. Andiamo avanti, partiamo riguardo alla verifica da ciò che nel febbraio 2017, 2 mesi dopo, sul decreto 97, un testo di un quotidiano italiano cominciò a fare le pulci alla concreta applicazione del FOIA. Vennero fuori dei rigetti completamente immotivati rispetto alle indicazioni dell'ANAC. E quattro comuni di diverso colore politico pronunciarono dei rigetti su dei carteggi sindaco-assessore sui rimborsi ai sindaci con quattro motivazioni diverse. Quindi la stampa, i watchdogs, come sono stati poi definiti dalla circolare 2, andarono a controllare ed ebbero un riscontro che sembrò inizialmente negativo. Nell'ultimo monitoraggio disponibile realizzato dal Formez per la funzione pubblica abbiamo, come vedete, per i ministeri 94% di istanze evase entro i 30 giorni previsti dalla legge, con 274 accolte e 89 rigettate, 20 parzialmente accolte e solo 97 in attesa di risposta. Ed è indubbiamente un incremento che si vede, come vedete, il 21% tra il secondo trimestre e il primo, il 46% di aumento fra il terzo trimestre e il secondo. Le motivazioni di rigetto sono, come vedete, queste sono tra quelle previste tra i limiti e le esclusioni, sono già un elenco, un punto di riferimento. Per esempio sul punto 1 c'è molto da dire perché le informazioni non elaborate. Vedo qui un collega che dice le informazioni non sono previste. Sì, letteralmente è giusto, non sono previste, si parla di dati e documenti, ma naturalmente l'informazione è un concetto generale. Se io chiedo una informazione che si basa su un dato, spetta a me, amministrazione, rispondere in un certo senso, spetta a me elaborare, dare questa risposta e quindi in qualche modo dare un'informazione. Quando l'informazione non è già elaborata, io posso dire no, però bisogna intendersi, perché su questo vi sono delle pronunce dei TAR che spiegano che quando l'interesse pubblico prevale ad un'informazione, all'amministrazione è chiesto anche un lavoro ulteriore, quindi è un punto delicato quello dell'informazione non già elaborata, così come il rapporto col garante della privacy nella protezione dei dati personali e gli altri elementi di rigetto. Vedete, in questo caso le amministrazioni locali hanno più o meno gli stessi motivi di rigetto, anche se in primo luogo vengono messi gli interessi economici e commerciali. Su questo, ad esempio, c'è un'interessante sentenza del TAR Campania, di cui credo vi parlerà il collega Massimo Di Rienzo, perché l'ho letta sul suo spazio, sul suo sito Spazio Etico, in cui si evidenzia che l'interesse economico e commerciale va interpretato in senso abbastanza restrittivo, perché altrimenti impedirebbe qualsiasi informazione, ad esempio, sui criteri di assegnazione di un appalto.
Andiamo avanti, vediamo molto rapidamente un altro da dati molto recenti. L'ANAC ha interrogato 20 città sull'anno 2016, i primi 8 mesi del 2017, e ha messo in evidenza quali sono le sottosezioni più importanti, più visitate in relazione all'organizzazione, all'attività e all'utilizzo delle risorse pubbliche, e ha individuato questi 7 sottosettori previsti da articoli specifici del 33. E su questa analisi ha rivelato una cosa molto interessante, che più che il voyeurismo di andare a controllare i consulenti, i collaboratori, gli stipendi e tante cose, le sezioni più visitate riguardano i provvedimenti amministrativi, 37,6, i bandi di gara e i contratti, 29,044, e l'organizzazione, quindi anche sapere come è un ente organizzato, quali sono gli uffici che lo compongono, quali sono i suoi dirigenti, quali sono i suoi modi di operare. Quindi interessante anche questo dato, che mette sotto i riflettori l'intervento del cittadino, un tema molto importante. Anna Barbato del Comune di Napoli ci parlerà proprio anche di questo, cioè di come il cittadino e il funzionario, l'abbiamo chiamata la doppia inerzia, perché in realtà quando parte la trasparenza noi abbiamo due soggetti coinvolti, ma anche due soggetti inerti. Da un lato il funzionario che non è interessato e non sa bene come deve fare a rispondere alle domande del cittadino, e se può magari cerca di evitarlo, e dall'altro un cittadino che non sa bene di avere questo diritto e non sa come applicarlo. Se non superiamo questa doppia inerzia, la trasparenza non funzionerà mai. Andiamo avanti, abbiamo questa circolare 2, io ieri dicevo e lo confermo qui in questa sede con tanti colleghi che ci ascoltano, io che sono laureato in diritto amministrativo con Sabino Cassese, mi prendo la responsabilità di dire che la circolare della funzione pubblica 2 del 2017 è uno degli atti più importanti e più ambiziosi della legislazione amministrativa italiana, perché dice delle cose che assolutamente inedite, delle cose che parlano di dialogo con il richiedente, articolo 8, se voi leggete tutta la direttiva. La circolare, fate un'ottima cosa, chi di voi non la conoscesse, ma se voi riuscite anche a focalizzare l'articolo 8, riguarda proprio l'attività della comunicazione, cioè è un invito alle amministrazioni a dire: voi dovete parlare col cittadino per raggiungere insieme il suo obiettivo. Ecco, a proposito di dati e informazioni, se il cittadino vi chiede un'informazione ma non sa qual è il dato che la contiene, è evidente che io devo aiutarla a raggiungere l'informazione. Non posso dire, come era previsto nella prima stesura del foglio, per fortuna poi corretta, non posso dirgli: no, guarda, mi devi dire dove è scritto, se no io non è che posso cercare con te l'informazione. Il dialogo collaborativo significa chiamare anche al telefono, anche via mail, anche via social il cittadino e parlare con lui per arrivare a un comune obiettivo. La pubblicazione proattiva poi prevede che io pubblico ciò che penso che il cittadino avrà interesse a fare, avrà interesse a sapere, quindi addirittura in forma anticipatoria rispetto alla sua domanda. I rapporti con i media e i social watchdogs riguardano una particolare attenzione a chi fa informazione. La definisco una circolare contro la burocrazia dell'attesa, noi la conosciamo bene. Una dirigenza, un funzionariato pubblico che blocca l'attività delle leggi perché non sono sempre chiare, su questo è anche giusto, ma poi in realtà non considera le circolari, le linee guida che invece le chiariscono. Invece in questo caso vi è un chiarimento veramente di grande efficacia e di grande valore. Del resto, ricordiamoci che in questa circolare è scritto, io ancora mi pare altri 5-10 minuti, insomma. È scritto che le pubbliche amministrazioni devono usare i social media, perché è sui social media che spesso i cittadini fanno sapere quello che vogliono, quello che pensano, quello che di cui hanno bisogno. E quindi diventa vera questa frase del FOIA inglese: qualsiasi informazione che sia rilasciata in base al FOIA è rivolta al mondo intero, cioè l'interesse generale, l'interesse pubblico. Mi avvicino al tema della seconda relazione del nostro webinar. Quali sono i problemi aperti della trasparenza? Su questo io ripeto, faccio delle lezioni che a volte durano 36 ore, quindi è chiaro che in mezz'ora devo molto contenere alcuni concetti. Però diciamo che qualcosa si può dire. Purtroppo nel 97 scompare l'obbligo di pubblicazione delle indagini di citizen satisfaction e mancano dei meccanismi
per la valutazione dei risultati. Questi due elementi possono essere risolti anche attraverso un suggerimento, io suggerisco una via percorribile che noi possiamo cercare di realizzare, che è la pubblicazione proattiva di dati e documenti legati ai servizi erogati, anche quando la legge non ci obbliga, perché la legge non ci obbliga, ma la pubblicazione proattiva ci esorta a pubblicare, ad esempio, dei documenti sui servizi legati alla performance o alle carte dei servizi. Subito dopo arrivo attraverso gli URP che vengono investiti di funzioni che spero presto avranno per legge, che già sono indicati nell'articolo 95, che possono diventare antenne del gradimento dell'utenza rispetto agli standard dei servizi che noi garantiamo. Quindi l'amministrazione elabora, se non ce l'ha, un catalogo di servizi con degli standard, pubblica questi dati, pubblica le indagini Citizen Satisfaction e poi li verifica attraverso le sue strutture comunicative. Arriviamo in questo ai tre accessi, documentale, civico e generalizzato, con l'accesso generalizzato che anche i social rendono possibile fare in forma persino non formale, cioè senza la via normativizzata del FOIA, un social può realizzare la trasparenza. Vedete ad esempio il Comune di Napoli che in questo caso rende possibile rapidamente rispondere a una domanda. Buonasera, chiedo scusa, ma delle graduatorie del servizio civile non si sa nulla? Quando usciranno? Risposta del collega: le graduatorie provvisorie sono state pubblicate ad ottobre, sono disponibili in questa pagina, non abbiamo ancora ricevuto dal Dipartimento della Gioventù del Servizio Civile Nazionale l'omologazione. In questo caso si fa trasparenza senza FOIA. Si fa una trasparenza basata sul potere in tempo reale della comunicazione social e questi sono esempi tratti dalla realtà quotidiana e dal lavoro quotidiano di bravissimi colleghi che interpretano in modo molto avanzato l'uso della comunicazione ai fini della trasparenza. Questo è l'articolo 6 di cui vi dicevo, nuova normativa, nuove professioni, noi dobbiamo usare dei dati per farli capire, integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, non sono cose che con tutto il rispetto può fare un avvocato dell'ufficio legale o un funzionario laureato magari in statistica. Sono funzioni giornalistiche in cui entriamo nella nuova dimensione del giornalismo pubblico di cui parleremo venerdì nel seminario di venerdì, a cui è ancora possibile iscriversi, quindi chi di voi vuole fare lo può fare. E abbiamo un'idea in cui il giornalismo pubblico comprenda i contatti col pubblico, la gestione dell'accesso civico. E poi funzioni come le analisi di citizen satisfaction, le consultazioni pubbliche, gli eventi, la comunicazione interna, oltre alle tradizionali funzioni di redazione notizie, trattamento di informazioni e rapporti con i media. L'articolo 95 del contratto funzioni centrali, anche se mantiene lo schema per noi superatissimo della 152.000 divisione comunicazione informazione, nelle funzioni inserisce proprio questi temi. Vedete, per il settore comunicazione si parla comunicazione esterna e interna in relazione ai fabbisogni dell'utenza, gestione dei siti, trasparenza e nel settore informazione dice poi le stesse cose, cioè sono funzioni in effetti uguali. Anche qui trasparenza, soluzioni innovative, gestione degli eventi, consultazioni pubbliche. Quindi andiamo verso una professionalità unitaria che riguarda soprattutto la figura, il profilo del giornalista pubblico e questo è il modello a cui andiamo a tendere, che già è operativo, questa newsroom è già operativa in molte amministrazioni, che perché in molti casi l'organizzazione è andata più avanti rispetto ad una legge che se è superata oggi, ma che già era abbastanza inadeguata, abbastanza troppo rigida quando venne varata. La nostra attività si svolge in molti casi estremamente in forme anche più avanzate, perché tutte le piattaforme open, come ad esempio Open Expo realizzato dal Formez, sono piattaforme che fanno trasparenza, fanno pubblicazione proattiva, facendo sapere alle persone prima che lo chiedono, ad esempio, quanti sono i cantieri aperti, quanti sono i soldi che un ente gestisce. Il Formez ha una piattaforma open in cui voi in questo momento potete sapere quanti progetti sta svolgendo, quanti soldi sta gestendo, quali sono le persone impegnate e tante altre cose che ormai le tecnologie rendono possibile. Questo è il criterio principale. Se non si misurano i risultati, non è possibile distinguere i successi dai fallimenti e se non possiamo dimostrare i risultati, non possiamo davvero dialogare con l'opinione pubblica.
I passaggi successivi saranno appunto questo. Abbiamo pensato di centrare questo incontro su un lavoro che Massimo Di Rienzo ci approfondirà. Qual è l'interesse pubblico, l'idea dell'interesse pubblico che deve far prevalere l'accoglimento dell'accesso rispetto al rifiuto? E come superare la doppia inerzia del funzionario e del cittadino, un'esperienza che viene da un grande comune, che ha tante potenzialità e naturalmente anche tanti problemi, come tutti i grandi comuni, ce lo dirà Anna Barbato. Allora, buongiorno a tutti, grazie dell'invito del Formez, torno volentieri al Formez con i webinar, ne abbiamo fatti molti in epoca passata, tra il 2014 e il 2015, sulla trasparenza e sulla prevenzione della corruzione. E grazie a voi per l'attenzione. Il mio compito è un po' di farvi un quadro su quello che noi chiamiamo l'interesse pubblico a conoscere come riferimento delle decisioni della pubblica amministrazione in materia di accesso. Una brevissima presentazione di cosa faccio io. Io ho fondato un blog che poi è diventato un'organizzazione di formazione e consulenza che si chiama Spazio Etico. E lavoriamo appunto con tutte le amministrazioni italiane, soprattutto gli enti locali e l'ente dei servizi sanitari nazionali. Ci siamo occupati di trasparenza e di prevenzione della corruzione, in particolare l'accesso civico generalizzato lo seguiamo più o meno da sempre, da quando era ancora, diciamo, una legge delega, e anche perché il FOIA, il Freedom Information Act, lo abbiamo studiato in epoche passate, insomma, già il Freedom Information Act svedese prima, poi quello americano e quello inglese. Insomma, quindi eravamo molto incuriositi sulle modalità di attuazione di questa legge e di come veniva traslata in Italia. E, il primo anno di attuazione è stato molto interessante, abbiamo avuto come al solito luci ed ombre nell'attuazione, e adesso io vi racconto, diciamo, brevemente, in una ventina di minuti, una delle problematiche che è emersa in maniera più consistente, cioè il famoso dilemma, sapete che se mi conoscete io amo molto i dilemmi etici, ma soprattutto i dilemmi in generale, e questa legge ha creato un dilemma abbastanza importante e molto interessante da seguire tra l'interesse pubblico a conoscere, quindi l'interesse alla trasparenza che vi è stato appunto presentato nella precedente esposizione, e alcuni interessi pubblici e privati, tra cui in particolare quello alla tutela dei dati personali. Ecco, noi seguiamo con molto interesse tutti i pareri che emana il garante della privacy per vedere come si stiano delineando un po' i confini tra interesse pubblico a conoscere e interesse alla tutela dei dati personali in particolare. Poi vedremo che all'interno di questi dilemmaticità c'è anche l'interesse al segreto commerciale, ma è una dimensione un pochino diversa, evidentemente. La sentenza del TAR Campania, a cui faceva riferimento Sergio precedentemente, è l'ultimo di questi articoli che abbiamo scritto, che io ho chiamato La trasparenza passa per dei buoni tubi in PVC, perché la sentenza parla proprio di un appalto di tubi in PVC in cui l'appaltatore perdente, cioè quello che aveva perso scusate, il concorrente che aveva perso la gara d'appalto, chiedeva se poi da alcuni tubi che erano stati promessi dalla società che aveva vinto e che aveva vinto a dire del ricorrente, proprio perché aveva garantito di posare dei tubi che nel mercato sembravano introvabili, voleva sapere se poi questi tubi erano stati effettivamente posati, insomma. E il TAR Campania dà ragione, perché l'interesse, che chiaramente potrà essere un interesse abbastanza privato a verificare se la gara d'appalto era stata regolare, in realtà si traduce anche in un interesse pubblico a conoscere se poi quanto promesso in sede di gara è stato veramente realizzato. E questo interesse esula dalla vicenda, diciamo, dell'appalto, ma ha a che fare con l'interesse pubblico dei cittadini a sapere se poi sotto le loro strade viaggiano dei tubi effettivamente, no, promessi in sede di gara. E questo è molto importante anche in sede, se ci pensate, ci riflettete, anche in sede di prevenzione della corruzione, perché è uno dei meccanismi che possono essere utilizzati per far emergere delle anomalie. Le istanze di accesso civico generalizzato potrebbero servire, soprattutto servono ai responsabili della prevenzione della corruzione, perché dall'esterno possono far emergere delle anomalie e far valutare l'opportunità di eseguire dei controlli che magari non sono stati presi in considerazione. Comunque, questa era solo l'ultima. La mia
La mia esposizione parte da un pochino più lontano, vedete la domanda delle domande, no? A che serve la trasparenza? Abbiamo già abbastanza visto come la traiettoria della trasparenza in Italia ha seguito delle onde, diciamo, più legate forse all'agenda politica e all'agenda di quello che succedeva, diciamo, soprattutto per il malaffare, la corruzione. Si parte addirittura appunto con una legge del 2000 in cui la trasparenza era soprattutto e secondo me importante come comprensibilità dell'azione amministrativa, poi diventa trasparenza della performance, vi ricordate nel 2009 con la riforma Brunetta, poi entra nel circuito dell'anticorruzione. Quando ci entra? A seguito della 190 e poi nel 2013 con la 33 sicuramente entra nell'ambito, diciamo, è una legge figlia della 190 e quindi entra nel grande calderone dell'anticorruzione. E lì, diciamo, rimane, come giustamente qualcuno di voi diceva, il responsabile della trasparenza è diventato colui che svolge attività anticorruzione negli enti e quindi si è un po' saldata questa cosa qui. Ma a noi piace pensare che la trasparenza è qualcosa di molto di più e la definizione più generale che si potrebbe dare di cosa serve la trasparenza è ridurre le asimmetrie informative, che sicuramente in chiave di prevenzione della corruzione è un elemento molto importante, no? Perché è nelle asimmetrie informative che si nasconde il rischio di corruzione. Ma in realtà l'asimmetria informativa serve anche come dire, in chiave di partecipazione. Facciamo alcuni esempi. Rispetto, per esempio, a ridurre l'asimmetria informativa per prevenire la corruzione, abbiamo degli esempi molto, molto tipici. Insomma, immaginate l'asimmetria informativa nei tempi di attesa per le prestazioni sanitarie. Se io vado da un medico di un ospedale pubblico e non ho idea di quale sia il tempo di attesa per una determinata prestazione, mi trovo in una situazione di asimmetria informativa. Quell'asimmetria informativa genera il rischio che il medico che mi sta di fronte ne faccia abuso e in qualche maniera mi orienti per esempio, a un professionista privato oppure alla libera professione. Ecco che ridurre quell'asimmetria informativa permetterebbe di ridurre anche l'azzardo morale di quel medico. Questa è una parte legata, come vedete, alla prevenzione della corruzione, ma la riduzione dell'asimmetria informativa è molto importante anche in chiave partecipazione, no? Sappiamo benissimo che il tema dell'asimmetria informativa nella pianificazione e attuazione, per esempio, di opere pubbliche, dalle più piccole alle più grandi, genera quello che tecnicamente viene chiamato l'effetto NIMBY, cioè l'effetto Not in My Backyard, no? L'effetto di ripulsione, l'effetto di conflittualità. Ad ogni intervento pubblico, esempi eclatanti sono chiaramente l'alta velocità in Val di Susa, e molte altre opere pubbliche che non si riescono più a fare. Quindi asimmetria informativa in chiave di partecipazione. Esiste anche, per dire la verità, un terzo livello che è ridurre l'asimmetria informativa affinché sia comprensibile l'azione amministrativa, ma questo, diciamo, in questo momento lo teniamo un po' separato perché mi volevo concentrare su questi due interessi pubblici. L'interesse pubblico che noi chiamiamo ri a ridurre l'asimmetria informativa, nella legge voi lo trovate invece traslato, diciamo, dal punto di vista legislativo, in controllo e partecipazione. Controllo, quindi prevenzione della corruzione, e partecipazione in senso lato proprio per aumentare la qualità delle decisioni pubbliche. Quindi nella nuova normativa dell'accesso civico generalizzato, l'accesso civico generalizzato bisogna sapere che è servente rispetto a questi due interessi pubblici. Da una parte il controllo generalizzato sull'operato della pubblica amministrazione, dall'altra parte la partecipazione al dibattito pubblico, quindi la partecipazione al disegno, all'implementazione, al monitoraggio, per esempio, di opere pubbliche, ma anche alla discussione, per esempio, sulle normative che si stanno realizzando e tutto quello che ha a che fare con il livello di partecipazione. Questo è quello che sta scritto sulla legge, insomma, è importante. Ma noi sappiamo che non è illimitata questa riduzione dell'asimmetria informativa, cioè è giusto ridurre l'asimmetria informativa, ecco perché introduco il tema dell'etica. Riferito alla trasparenza. È sempre giusto? È un dogma che non possiamo in nessun modo mettere in discussione? In realtà sì, in realtà
È giusto se non incontriamo altre tipologie di interessi. Se all'interesse pubblico a conoscere viene contrapposto un altro interesse pubblico, come per esempio l'interesse alla sicurezza nazionale, o un interesse privato, per esempio la privacy, oppure un interesse legato soprattutto alla non degenerazione del dibattito pubblico, che noi chiamiamo in questo caso voyeurismo, e allora mettiamo in discussione il dogma della riduzione della simmetria informativa. Cioè, la simmetria informativa è molto importante ridurla, ovviamente, è molto importante sia in sede anticorruzione sia in sede di partecipazione, ma questo ha dei limiti. Non può essere. Come dire, dati e informazioni non possono essere rivelati al 100% quando emergono degli interessi confliggenti. Okay? Facciamo degli esempi. Vediamo come se noi utilizziamo l'accesso civico generalizzato oppure il decreto 33 o comunque il sito dell'amministrazione per pubblicare dati e informazioni, riduciamo alcune asimmetrie informative, ma vediamo che in alcuni casi questo non crea nessun problema, come per esempio in questo caso, un comune che ho inventato, il comune di Caciucco, pubblica i dati relativi al patrimonio immobiliare del comune, singoli immobili e spazi pubblici in stato di parziale o totale disuso o deperimento, che per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale si prestano a interventi di cura, gestione, condivisa e rigenerazione da realizzarsi mediante patti di collaborazione. Poi invita la comunità locale a presentare progetti. Ecco, questo è un estratto di un regolamento del Comune di Brescia sul riutilizzo in chiave partecipativa degli spazi pubblici. Quindi, come vedete, qui abbiamo un interesse molto alto, interesse pubblico molto forte a conoscere perché se un cittadino, un comitato, un'associazione vuole presentare un progetto, ha bisogno di conoscere, quindi gli serve una riduzione della simmetria informativa per conoscere quali opportunità ha rispetto al bene, insomma, che vuole in qualche maniera riqualificare. Quindi qui non abbiamo apparentemente nessun problema perché abbiamo un forte interesse pubblico emergente e dall'altra parte non ci sono sostanziali interessi privati o pubblici da tenere in qualche maniera sotto controllo. Ma vediamo come invece cominciano ad esserci problemi quando noi ci accorgiamo che cominciamo a entrare in una sfera diversa. Per esempio, questa idea del voyeurismo è un'idea che ormai è abbastanza consolidata nella letteratura internazionale, che in qualche maniera parla di trasparenza, no? Perché in qualche maniera i fenomeni di voyeurismo stanno attentando, diciamo, stanno deteriorando in alcuni casi l'importante sforzo di apertura di dati e informazioni. Vi faccio un esempio abbastanza tipico. Un giornale locale compie alcune ricerche sul sito istituzionale del comune di Caciucco. Quindi immaginiamo che l'interesse qui è un interesse al controllo, no? A verificare. Qualche giorno dopo esce con la notizia che i dirigenti del comune di Caciucco guadagnano in media 75.000 euro l'anno. Cioè il giornale si concentra su una delle due informazioni su cui si poteva concentrare. Nessuno sembra interessato, né il giornale né i lettori, al fatto che ci sono alcuni dirigenti che non hanno pubblicato il proprio reddito. Cioè sia il giornalista in quel caso, sia la comunità locale sono poco interessati alla vera notizia che in sede di controllo di come vengono spese le risorse pubbliche e dell'operato della pubblica amministrazione, cioè che quasi la metà dei dirigenti non ha pubblicato il proprio reddito, che è un obbligo, no? Sapete che c'è un obbligo rispetto a questo. Mentre fa notizia il fatto che i dirigenti vengano pagati 75.000 euro l'anno. Anche questa l'ho presa da una notizia vera, insomma. Perché dico questo? Perché il problema non è legato solo a come vengono fatte le leggi e come vengono applicate, ma anche come vengono interpretate da chi deve fare le istanze, soprattutto dai giornalisti. Cioè, ha bisogno di una crescita culturale anche dal punto di vista dei giornalisti. So che in questo spazio siete molto attenti a questo tipo di sollecitazione. Quindi, migliore qualità delle informazioni significa anche migliore qualità delle interpretazioni e della lettura di queste informazioni. Se l'interesse pubblico è a controllare, allora quel controllo deve essere esercitato secondo un certo criterio. Ma andiamo ancora più dentro e cominciamo a vedere quando l'interesse pubblico è a conoscere si contrappone e comincia a contrapporsi a un interesse privato emergente. Questo
Questo è un caso reale, vincerete voi qualcosa, non monetariamente perché non posso mettere a disposizione, se cogliete qual è il caso reale da cui ho preso questo caso che invece ho rielaborato. Vediamo un po'. Il sindaco di Casciucco ha deciso di assegnare il delicato compito di riqualificare i servizi ICT, cioè informatiche, del comune ad un assessore la cui provenienza professionale garantisca capacità e competenza. Per questo decide di affidarsi al dottor Digitali, nome inventato ovviamente, che aveva ricoperto ruoli importanti all'interno di una multinazionale dell'ICT, con la quale lo stesso neo assessore dichiara di non avere più alcun rapporto. Quindi lì la situazione è abbastanza chiara. In comune abbiamo bisogno di riqualificare tutto l'ICT. Chi chiamiamo? Chiamiamo uno che se ne intende, che fino a poco tempo prima ha fatto parte di una multinazionale, quindi chi meglio di lui? Un giornale locale, cioè in sede di controllo dell'operato della pubblica amministrazione, scopre che l'assessore digitale non ha pubblicato la situazione patrimoniale sul sito amministrazione trasparente del comune. Obbligo di pubblicazione. Invitato a pubblicare la propria situazione patrimoniale, l'assessore si trincera dietro la volontà di difendere la sfera personale sua e della famiglia. E qui non accenno a tutte le questioni che sono state dibattute, soprattutto dalla dirigenza pubblica, su questo obbligo di pubblicazione che ha creato tantissimi problemi, no? Dal momento che si tratta di un obbligo di pubblicazione, la vicenda della mancata pubblicazione suscita un certo clamore nell'opinione pubblica locale e nazionale. Iniziano a circolare voci sul fatto che la liaison, cioè il collegamento tra l'assessore e il noto player dell'ICT, cioè la multinazionale, a livello internazionale, è tutt'altro che interrotta. Qualche giorno dopo, l'assessore è costretto a pubblicare la sua situazione patrimoniale. Nel caso reale l'ANAC ha multato di 1.000 euro questo assessore. Si scopre che l'assessore possiede una cospicua quantità di azioni del suddetto noto player ICT e questo fa emergere un conflitto di interessi, perché chiaramente possedere azioni di un player che poi sarà probabilmente chiamato a fare un'offerta in sede di candidatura determina un certo problema di conflitto di interessi. Ecco, la riduzione della simmetria informativa da una parte fa emergere un conflitto di interessi importante in chiave di prevenzione della corruzione, dall'altra parte c'è un elemento che viene in qualche maniera fatto emergere da quello che chiameremo il controinteressato, per cui c'è la volontà di difendere la sfera personale sua e della famiglia, no? E, ecco, cominciano a andare in conflitto i due principi. Quale dei due prevale? Attenzione, qui non stiamo parlando di un cittadino normale, stiamo parlando di un cittadino che viene delegato per un certo periodo di tempo ad assumere decisioni per conto della comunità locale, no? Quindi non siamo sullo stesso livello del cittadino comune. Quindi questo determina un elemento di complessità che è l'accesso civico generalizzato, su cui l'accesso civico generalizzato, vedete, si dovrà un po', qualche maniera, attrezzare. Veniamo all'ultimo caso e poi chiudiamo, anche perché insomma, il tempo a mia disposizione è questo qui. Poi vi faccio dei rimandi, casomai se volete approfondire, vediamo dove l'interesse pubblico a conoscere entra in conflitto in maniera molto forte con alcuni interessi della sfera personale di soggetti, in questo caso di privati cittadini. Enrico è un giornalista di una testata locale a cui è stata affidata la redazione di un articolo relativo ai servizi di mensa scolastica del territorio. Per farlo ha bisogno di capire quante famiglie accedono alle rette agevolate per i servizi di mensa scolastica per ogni comune dell'area provinciale, al fine di capire che tasso di assorbimento ha ogni comune rispetto a quel particolare bisogno della popolazione. E qui non c'è nessun problema. Se facesse un accesso civico generalizzato, nessun comune potrebbe in nessun modo negare accesso a quel tipo di informazione. Lui vuole operare quello che noi chiamiamo un controllo generalizzato dell'operato della pubblica amministrazione, vuole capire il tasso di assorbimento. Decide quindi di richiedere l'accesso alla totalità delle domande presentate presso i comuni dell'area. Fin qui non c'è nessun problema. Però il giornalista in questione si vuole spingere un pochino oltre. Oltre al controllo generalizzato, vuole operare anche un controllo più particolareggiato. Enrico vuole anche capire se il sistema di selezione che i comuni mettono in campo per determinare la priorità di accesso al servizio funziona correttamente e garantisce equidistanza degli interessi, cioè vuole verificare se esiste imparzialità in quella selezione, no? Per
Pertanto decide di includere nella sua richiesta anche le istanze comprensive di certificazione ISEE presentate dai genitori che risultano essere ai primi posti in graduatoria. Per operare quel controllo non si può fare quel controllo se non si ha a disposizione la documentazione relativa alle certificazioni ISEE. Ma la sua seconda richiesta di accesso, cioè questa relativa alle certificazioni ISEE, chiaramente viene negata dai comuni in quanto le certificazioni contengono dati sensibili. Quindi, il garante della privacy si esprimerebbe in maniera molto negativa e chiaramente sarebbe accettabile questo punto. Ecco, in questo caso il limite della privacy, della tutela dei dati personali, non, è superiore come interesse, diciamo, no? All'interesse pubblico a conoscere come vengono selezionate, come vengono costituite. Come dire, quelle liste, quelle graduatorie a livello dell'ufficio pubblico sostanzialmente. Ecco che si ferma la riduzione della simmetria informativa a un limite invalicabile. Okay? Quindi noi abbiamo in tre, perché vi ho fatto questi casi? Perché andando a vedere stiamo monitorando come spazio etico un po' sia per il garante della privacy sia poi tutte le istanze di accesso civico, alcune sentenze del TAR, soprattutto del TAR Campania, che è molto invece pro trasparenza e pro accessibilità, e vediamo che ancora non si è consolidata una linea, e come era ovvio che accadesse, no? Ci vorrà tempo, ci vorrà giurisprudenza, soprattutto ci vorrà una decisione politica, perché non è ancora chiaro se la privacy del decisore pubblico, avete visto l'assessore, sia allo stesso livello della privacy del cittadino, cioè se si debba garantire lo stesso livello di tutela dei dati personali, o se invece la qualità di delegato ad assumere decisioni per conto della cittadinanza faccia escludere per un certo punto di vista la privacy del decisore pubblico allo stesso livello del cittadino qualunque. Quindi noi abbiamo due interessi che si contrappongono, l'interesse alla trasparenza e l'interesse alla privacy. Attenzione, sono due principi fondanti, anche se nessuno dei due curiosamente sta in Costituzione, perché quando è stata la Costituzione fu scritta, in realtà questi principi ancora non erano così consolidati, anche se paradossalmente 250 anni fa la libertà di accesso entra in Costituzione in Svezia, quindi ci sarebbero state le opportunità, insomma, l'idea è che ci manca ancora molto, insomma, per fare quel passaggio lì. In un ambiente così complesso, dove confliggono interessi pubblici e privati, come si fa a decidere? Allora, noi di Spazio Etico abbiamo sviluppato una checklist. E poi questa sarebbe stata la seconda parte dell'intervento, ma evidentemente non abbiamo tempo di farlo, ma vi rimando sicuramente alla lettura degli articoli che abbiamo scritto su Spazio Etico per farvi vedere come quando questi due interessi confliggono e dobbiamo escludere come dire, il livello di arbitrarietà del funzionario che si trova a gestire. Dovremmo invece guidare la sua discrezionalità attraverso degli schemi logici razionali. Noi abbiamo creato una checklist ad hoc con 15 o 16 passaggi in cui guidiamo appunto il funzionario pubblico a fare da una parte quello che chiamiamo il test del danno, cioè il test del pregiudizio all'interesse privato, quindi la tutela dei dati personali in questo caso, dall'altra parte invece un test dell'interesse pubblico, quindi quando poi i funzionari andranno a fare il controbilanciamento per capire quale dei due interessi è prevalente rispetto agli altri, non lo faranno in maniera intuitiva, anche perché la legge non dà nessuno strumento, nemmeno linee guida ANAC che ne danno, non lo farà in maniera intuitiva, ma lo farà seguendo uno schema logico-razionale, con alcuni criteri che noi speriamo che piano piano entreranno a far parte delle nuove linee guida, soprattutto quelle dell'ANAC, evidentemente. Noi abbiamo preso a riferimento i criteri che vengono applicati, per esempio, in Inghilterra, perché abbiamo capito che il FOIA italiano assomiglia abbastanza a quello inglese. Questo meccanismo del controbilanciamento degli interessi non è in tutti i FOIA, quelli scandinavi, quelli originari, è molto debole il controbilanciamento degli interessi perché in Svezia, per esempio, loro fanno un'operazione a monte, categorizzano un atto come pubblico, già nel momento in cui viene formato, altra cosa, separano l'atto
da chi lo produce e lo archiviano separatamente, così è che l'istanza non viene gestita proprio da chi ha prodotto il dato, l'informazione, viene gestita da un terzo che sempre all'interno dell'amministrazione, ma è un soggetto, diciamo, a parte. Quindi non c'è nemmeno un problema che abbiamo evidenziato, che è quello del conflitto di interessi nella gestione di questa istanza. Vi lascio al terzo intervento e vi ringrazio. E per qualsiasi approfondimento, come vi dicevo, potete accedere al blog di Spazio Etico. E vi saluto e vi ringrazio per l'ospitalità. Allora, il mio intervento vuole essere un intervento di carattere, diciamo, operativo sulla base dell'esperienza che ho maturato in quest'ultimo anno, che è stato in pratica l'anno il primo anno di attuazione, diciamo, del FOIA in effetti, e che quindi mi ha visto, diciamo, coinvolta in prima persona all'interno, diciamo, del mio ente attuare appunto questo nuovo, diciamo, istituto di trasparenza. E quindi dicevano i miei colleghi in precedenza che in effetti con il decreto legislativo 97 si è arrivati ad una nuova visione della trasparenza, che è diventata l'accessibilità totale, esercitabile tra l'altro da chiunque e tra l'altro Dottoressa, mi senza. scusi se intervengo, ma purtroppo veramente il volume è troppo scarso. Ho bisogno che lei si avvicini nettamente allo schermo o comunque al punto dove prende il microfono. Chiedo, a tutte le oltre 400 persone che ci stanno seguendo di pazientare perché, come vedete, la questione dipende dalla dottoressa e non da noi. Va bene, allora mi sono avvicinata, chiedo scusa a tutti. E quindi abbiamo questa nuova visione di trasparenza che ha delle finalità in più rispetto al passato, perché non abbiamo, adesso va meglio? Perché non abbiamo. Dottoressa, è sempre molto basso, chiedo a tutti di cercare di avvicinarsi o comunque, Dicono che va meglio. ripeto, Dicono che noi va dalla meglio. nostra postazione non possiamo fare nulla, dottoressa, a costo magari di perdere in telegenia, la prego di avvicinarsi moltissimo. Vabbè, non lasciamo stare la telegenia. Allora, quindi dicevamo che allora questa nuova mission della trasparenza, che diventa diretta non soltanto a controllare il perseguimento delle funzioni istituzionali e l'utilizzo delle risorse pubbliche, ma anche un modo per i cittadini per tutelare i propri diritti e per incrementare la propria partecipazione all'attività amministrativa. E il mio intervento analizza gli effetti che questa nuova visione di trasparenza ha avuto sotto due profili: il profilo organizzativo e il profilo rapporto tra pubbliche amministrazioni e cittadini. Per quanto riguarda il profilo organizzativo, è chiaro che l'adozione di questa nuova visione della trasparenza ha reso necessaria per le pubbliche amministrazioni l'adozione di una serie di misure organizzative. Cioè, diciamo, noi pubbliche amministrazioni abbiamo dovuto operare sia per mettere, diciamo, il cittadino in condizione di esercitare il proprio diritto, sia dall'altro lato anche per consentire agli stessi uffici pubblici di riuscire a gestire le richieste di accesso una volta pervenute, quindi per una corretta istruttoria delle richieste di accesso. E di fatto, allora, di fatto, quali sono stati, diciamo, in pratica gli indirizzi che noi pubbliche amministrazioni abbiamo ricevuto? Ovviamente gli articoli 5 e 5 bis del decreto legislativo 33-2013, come modificati e integrati dal decreto 97. Poi c'è stata, dopo pochi giorni, quindi dal 23 dicembre, quindi il 28 dicembre, l'ANAC ha adottato la delibera numero 1309, le cosiddette linee guida, nelle quali l'ANAC si è soffermata soprattutto
sulla individuazione, la definizione dei limiti e delle esclusioni all'accesso civico, ossia all'accesso generalizzato, mentre c'è stata, diciamo, una minore attenzione per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, nel senso ci sono stati degli indirizzi che però hanno richiesto successivamente dei chiarimenti da parte della funzione pubblica che appunto è intervenuta a maggio scorso con la circolare numero 2 2017, che sicuramente ha un taglio molto più diciamo operativo. E quindi questi erano in effetti, diciamo, gli indirizzi di cui che noi pubbliche amministrazioni avevamo. E che cosa c'erano le linee guida che nella circolare numero 2 veniva suggerito alle pubbliche amministrazioni di adottare una disciplina interna dell'accesso. Una disciplina che appunto desse, regolamentasse una serie di aspetti e per quanto riguarda la forma della disciplina, l'ANAC nelle linee guida in un primo tempo aveva suggerito di adottare un regolamento, aveva anche indicato una data per l'adozione del regolamento, cioè entro il 23 giugno 2017. Successivamente invece la funzione pubblica è intervenuta specificando che c'era autonomia, libertà nella scelta della forma, per cui le pubbliche amministrazioni potevano decidere di adottare un regolamento oppure una circolare o qualsiasi altro atto. Questa disciplina doveva andare a regolamentare le tre vigenti forme di accesso, quindi documentale ai sensi della 24190, civico ai sensi dell'articolo 5,1 del decreto 33 e generalizzato definito all'articolo 5,2 sempre del decreto 33. E questo regolamento, in particolare questa disciplina, ovvero, doveva andare però a rispettare la riserva di legge, quindi andare a dare una disciplina soltanto relativamente agli aspetti procedurali e organizzativi, perché comunque per tutto il resto in materia di accesso esiste una riserva di legge. Per esempio, i limiti e le esclusioni sono soltanto quelle previste dall'articolo 5 bis, e al contrario di quanto in passato era stato previsto per l'accesso documentale, per l'accesso generalizzato le pubbliche amministrazioni non possono andare a individuare limiti o esclusioni ulteriori rispetto a quelle indicate dal legislatore. E cosa doveva andare a toccare questa disciplina? Quali aspetti? La modalità di presentazione della richiesta, quindi i contenuti della richiesta, la modalità di trasmissione della stessa, quindi i vari canali di trasmissione, e la circolare indicava, diciamo, diversi, diciamo, canali, tutti i canali, addirittura anche il fax, proprio per dare maggiore, la più ampia possibilità al cittadino di esercitare il suo diritto, e poi gli uffici destinatari della richiesta. Un aspetto su cui vorrei soffermarmi è quello relativo alla modulistica. Allora, per quanto riguarda l'utilizzo di una modulistica, diciamo che un po' tutte le pubbliche amministrazioni hanno operato la scelta di mettere a disposizione del cittadino un modulo con dei campi predefiniti per la presentazione della richiesta. Ovviamente questa è una scelta che avvantaggia il cittadino, che in tal modo è guidato nella presentazione, nella fase di presentazione della domanda, e avvantaggia anche gli uffici che ricevono le domande, che in questo modo si assicurano diciamo, di avere un tot di informazioni necessarie per istruire la richiesta. Che cosa, quali campi dovrebbe avere questo modulo? Comunque, quali campi di solito riporta questo modulo? Innanzitutto, deve contenere i dati per l'identificazione del richiedente, perché anche se il diritto di accesso abbiamo detto che è esercitabile da chiunque, tuttavia, l'identificazione del richiedente è fondamentale per instaurare quel dialogo cooperativo di cui poi parleremo e di cui accennava anche il dottor Talamo, che è fondamentale nell'attuazione del FOIA. Quindi non sono in presenza di richieste anonime o inoltrate da soggetti
occhi dall'identità poco chiara, gli uffici devono appunto chiedere al richiedente di identificarsi o identificarsi meglio. Poi abbiamo la qualifica del richiedente, se è un giornalista, cittadino, associazione, la residenza, le informazioni di contatto che sono necessarie appunto per dialogare col richiedente, l'oggetto della richiesta, ovvero il documento, il dato, l'informazione al quale si chiede di accedere, e poi la modalità di risposta a trasmissione dei dati e documenti, quindi se la richiesta viene accolta come per esempio voglio ricevere i documenti, e poi la finalità, cioè finalità che non è la motivazione, perché abbiamo detto che la motivazione non è obbligatoria, però la finalità può essere utile per fini, diciamo, a fini statistici. E tuttavia la modulistica, diciamo, la funzione pubblica ha chiarito nella sua circolare che la modulistica non è necessaria, cioè è facoltativa, e ha affermato il principio, il criterio del minore aggravio possibile, dicendo che le amministrazioni non possono pretendere dal richiedente all'adempimento di formalità o oneri procedurali, ponendoli come condizioni di ammissibilità della domanda di accesso. Quindi un'amministrazione non può rigettare una domanda, ovvero non ricevere una domanda se non è presentata con il modulo che essa ha messo a disposizione. E diciamo che inizialmente, in una fase di maturazione del foglio, alcune amministrazioni hanno commesso l'imprudenza invece di aver respinto domande presentate con una modulistica, diciamo, difforme. E per quanto riguarda invece l'organizzazione, cioè che organizzazione interna gli enti si devono dare, l'ANAC inizialmente nelle linee guida aveva parlato della creazione di un ufficio unico, quindi aveva suggerito alle amministrazioni di, per esempio, prevedere un ufficio in cui fosse concentrata la competenza a decidere sulle richieste di accesso. Successivamente invece la funzione pubblica ha abbandonato l'espressione ufficio unico e ha parlato di creazione di help desk o centri di competenza, quindi dicendo che questi help desk o centri di competenza hanno il compito di fornire un'assistenza generale, diciamo, a domande, e poi dovrebbe, diciamo, assicurare all'interno dell'ente il flusso, diciamo, informativo sia diciamo, di eventuali atti che vengono adottati dalle autorità centrali in materia, come appunto le linee guida con la circolare numero 2, e poi diffondere tra tutti gli uffici dell'ente quelli che sono diciamo, i vari strumenti procedurali, organizzativi o di altro tipo che l'amministrazione ha adottato per poter mettere in atto appunto la normativa diciamo sul FOIA. E per quanto riguarda le criticità, diciamo, nella mia esperienza, diciamo, concreta del mio ente, ma anche, diciamo, di altri enti con cui sono venuta, diciamo, in contatto, si sono rivelate in questo primo anno di attuazione del FOIA alcune criticità, in particolare già nella fase di trasmissione della richiesta. Per esempio, spesso è accaduto che il richiedente abbia trasmesso la domanda a un ufficio diverso dall'ufficio detentore, perché appunto l'ANAC e la funzione pubblica indicano come uno dei destinatari della richiesta l'ufficio detentore, cioè l'ufficio che effettivamente detiene il dato, informazione o documento richiesto perché lo ha prodotto oppure perché lo detiene. E è chiaro che ovviamente per un cittadino non è facile conoscere, individuare con precisione, con esattezza l'ufficio detentore. E un elemento che però può essere utile, che io spesso, diciamo, ho suggerito, è quello di andare a consultare l'elenco dei procedimenti amministrativi la cui pubblicazione è obbligatoria ai sensi dell'articolo 35 del 33 e che viene pubblicato nella sottosezione Attività e procedimenti di amministrazione trasparente, perché appunto in questo elenco troviamo
i singoli procedimenti, gli uffici responsabili del procedimento, le informazioni di contatto, quindi il cittadino può avere una visione più o meno chiara, diciamo, di quelli che sono gli uffici responsabili dei vari procedimenti e quindi individuare con maggiore facilità gli uffici detentori. Spesso è capitato che le richieste sono state di accesso generalizzato siano state mandate al responsabile per la trasparenza. Sappiamo che il responsabile per la trasparenza è indicato come destinatario delle richieste di accesso civico, ovvero quelle relative ai dati, documenti e informazioni obbligatori e non anche, diciamo, necessariamente di quelle di accesso generalizzato. E questo perché rileva, diciamo, spesso una mancanza di una certa confusione da parte del cittadino tra accesso civico e accesso generalizzato, probabilmente dovuta al fatto che già nell'articolo 5 viene utilizzato in pratica il decreto 33 utilizza lo stesso nomen, ovvero accesso civico, per indicare in realtà due fattispecie di accesso concrete, e poi possiamo avere il caso, se verificato, anche il caso di una richiesta che in realtà andava inviata non ad un altro ufficio, ma in realtà ad un'altra amministrazione. È chiaro che se le amministrazioni pubblicano sul proprio sito tutte le misure organizzative adottate, la possibilità che si verifichino tali criticità si riduce. Qui abbiamo uno schema molto sintetico che tocca nove, diciamo, comuni capoluogo, nove amministrazioni comunali, e vediamo appunto come tutti questi comuni hanno adottato una modulistica che, ripeto, però specificando che la modulistica non è obbligatoria, ma l'uso è facoltativo. Hanno indicato come uffici destinatari delle richieste l'ufficio detentore. Quasi tutti hanno indicato l'URP e quindi rispondo a una domanda precedente dove appunto si diceva il ruolo dell'URP, e pochi comuni hanno in pratica creato degli uffici ad hoc. Per esempio il comune di Torino ha creato un presidio trasparenza, mentre il comune di Roma ha indicato un ufficio per il coordinamento delle richieste ci, del, di accesso civico nell'ambito della Direzione Anticorruzione e Trasparenza, nell'ambito della Segreteria Generale dell'ente. Invece, passando al profilo rapporto pubblica amministrazione e cittadini, quali sono stati, diciamo, appunto, i comportamenti che dicevo nella gestione delle richieste FOIA sono stati spesso assunti dai cittadini? Quello che dicevo prima, cioè spesso di fare confusione tra le varie forme di accesso, quindi confondere anche l'accesso documentale col civico, col generalizzato, oppure l'erroneo convinzione di ritenere che, a differenza dell'accesso documentale, con l'accesso generalizzato si potesse ottenere qualunque tipo di documento in qualsiasi quantità e soprattutto a costo zero, oppure il fatto di indicare l'oggetto in maniera erronea o imprecisa, oppure di non identificarsi, e talvolta anche di avere un atteggiamento prevenuto verso la pubblica amministrazione, pensando che l'amministrazione destinataria non avesse, diciamo, dato soddisfazione alla propria richiesta. Per quanto riguarda l'oggetto della richiesta, infatti un fenomeno che si è verificato spesso è quello di presentare richieste generiche o richieste esplorative. Cioè la richiesta generica è una richiesta che è formulata in termini molto vaghi, per cui non consente di identificare l'oggetto della stessa, mentre la richiesta esplorativa è quella attraverso la quale il cittadino non chiede un documento in particolare, ma piuttosto vuole capire che tipo di documenti, per esempio, l'ente ha in merito a una determinata, diciamo, vicenda. In ogni caso, di fronte a richieste generiche o esplorative, l'ente non deve avere mai una posizione di chiusura e quindi dichiarare immediatamente l'inammissibilità tu curva, ma deve invece invitare per iscritto il richiedente a riformulare la domanda. Lo stesso atteggiamento bisogna poi avere
nel caso diciamo delle cosiddette richieste massive o manifestamente ragionevoli, che sono quelle richieste che riguardano un numero cospicuo di documenti, informazioni o dati, il cui integrale soddisfacimento comporterebbe un intralcio in quella che è l'attività ordinaria dell'amministrazione. Rispetto a questa tipologia di richieste, cosa devono fare le amministrazioni? Devono fare una valutazione della ragionevolezza sulla base, diciamo, di alcuni criteri, quindi il personale, diciamo, impiegato, l'eventuale, diciamo, attività aggiuntiva, per esempio l'oscuramento dei dati sensibili contenuti nei documenti, e rilevare soprattutto valutare la rilevanza dell'interesse conoscitivo che si vuole soddisfare, con la cosiddetta tecnica del bilanciamento, che consiste nell'andare a ponderare gli interessi, diciamo, coinvolti nella richiesta, quindi da un lato l'interesse informativo del richiedente, ma dall'altro anche i vari interessi pubblici e privati coinvolti, diciamo, interessati dalla stessa. E in particolare, quindi è quello che in effetti dicevamo, il fatto che le amministrazioni devono intraprendere con i richiedenti un dialogo cooperativo e devono farlo durante tutto il ciclo di vita della richiesta, quindi dalla fase iniziale di presentazione fino nel corso, diciamo, dell'istruttoria, fino ovviamente alla fase finale, quando poi c'è l'obbligo di andare a comunicare l'esito del procedimento, quindi a notificare il provvedimento, che può essere di accoglimento totale o parziale, oppure anche di diniego, oppure di differimento. C'è questa raccomandazione contenuta nella circolare 2 della funzione pubblica di prestare particolare attenzione alle richieste provenienti dai cosiddetti social watchdogs, ovvero i cani da guardia, quindi abbiamo detto queste persone che operano nel settore della stampa, dell'associazione, eccetera, che fanno un uso notevole, diciamo, dei social, e quindi che nel momento in cui vengono in possesso dei documenti, dati o informazioni, ovviamente è chiaro che ne daranno potenzialmente, diciamo, una diffusione, una massima, diciamo, diffusione attraverso i social. E quindi bisogna fare attenzione per evitare che il dibattito pubblico vada a formarsi su informazioni che siano non attendibili, oppure non siano attuali o veritiere. Un ultimo passaggio per quanto riguarda il registro degli accessi. Il registro degli accessi è questo strumento che in pratica rappresenta un elenco di tutte le richieste di accesso pervenute all'ente a qualsiasi titolo, quindi sia accesso documentale che civico che generalizzato. Quindi rispondo a una domanda, una delle prime domande che chiedeva in pratica se il registro potesse fare riferimento a tutte e tre le tipologie, e sì, la risposta è sì. Ed è estremamente utile il registro degli accessi, perché consente, diciamo, di semplificare la gestione della richiesta, di favorire l'armonizzazione delle decisioni assunte, quindi è utile sia per i dipendenti dell'ente che trattano richieste di accesso, ma anche per il cittadino che prima di presentare una richiesta può andare a consultare il registro dell'ente a cui intende indirizzarla e vedere, per esempio, quell'ente come si è atteggiato, come si è comportato rispetto ad una richiesta diciamo similare. E poi perché il registro può stimolare anche una pubblicazione proattiva e reattiva, cioè sulla base dell'analisi, diciamo, degli oggetti delle richieste di accesso, posso in pratica andare a capire quali sono, diciamo, i settori, quali sono di maggiore interesse, diciamo, per la collettività, e quindi eventualmente poi riflettere e pensare poi di pubblicare questi documenti, dati o informazioni, riducendo quindi anche, aumentando la trasparenza e riducendo il numero delle richieste pervenute all'ente. Il registro, rispondo a una delle domande, non è obbligatorio, nel senso che
fatto che nell'ANAC, nella funzione pubblica, lo hanno mai imposto come un obbligo. L'ANAC inizialmente ha parlato di una cadenza semestrale proprio per la pubblicazione, la funzione pubblica invece ha indicato una cadenza trimestrale, però tuttavia, poiché di fatto molti enti hanno ritenuto di adottarlo perché ha una serie appunto di vantaggi, come detto, e poi di fatto comunque sia l'ANAC che la funzione pubblica nel corso di questo anno hanno avviato dei monitoraggi sul FOIA, e quindi diciamo, per gli enti che avevano già istituito il registro dell'accesso è chiaro che è stato molto più semplice rispondere a questi monitoraggi. Quindi non è obbligatorio, ma è sicuramente, diciamo, utile e consigliabile. E tant'è vero che quest'anno l'ANAC, in sede di redazione della relazione annuale del responsabile anticorruzione e trasparenza, ha chiesto nello schema di relazione anche alle amministrazioni se avessero istituito o meno il registro degli accessi. Questi sono i campi che secondo la funzione pubblica deve avere il registro, e c'è anche una parte per quanto riguarda la richiesta di riesame, perché sappiamo che laddove il cittadino si vede notificare un provvedimento di diniego della richiesta di accesso, ha vari strumenti di tutela a sua disposizione, tra cui quella del riesame responsabile per la trasparenza, che deve rispondere entro 20 giorni. E poi c'è anche la parte relativa, diciamo, eventualmente ad un eventuale ricorso, diciamo, al TAR. E in questa tabella, infine, sempre riferimento ai 9 comuni visti prima, vediamo appunto quali di questi 9 comuni hanno istituito, diciamo, il registro degli accessi, quindi quasi tutti lo hanno istituito, e poi vediamo da un'analisi, diciamo, sommaria per settori dei contenuti di questi registri, appunto vediamo quali sono le materie che hanno interessato maggiormente le richieste FOIA ricevute da questi 9 comuni. E poi ancora abbiamo invece questa che invece è un'analisi, esempi, diciamo, di richieste accolte, quindi richieste FOIA rispetto alle quali le amministrazioni hanno adottato provvedimenti, diciamo, di accoglimento perché non hanno rilevato appunto la presenza di limiti o esclusioni. E invece quest'ultima slide fa riferimento invece al caso di richieste per le quali è stato adottato un provvedimento di diniego totale o parziale. Per esempio, interessante questa del Comune di Torino, che aveva ricevuto una richiesta di ricevere copia di corrispondenza relativa agli ultimi 30 anni, quindi una richiesta, diciamo, massiva in effetti, e il Comune ha risposto dicendo che la richiesta riguardava un arco temporale molto lungo e però confermava la disponibilità al dialogo cooperativo. Oppure, come Comune di Napoli, noi abbiamo avuto questa richiesta di avere i codici sorgente del software whistleblowing che era stato creato dai nostri, diciamo, informatici in house, e una richiesta, diciamo, atipica. Anche con l'ANAC ci siamo confrontati sulla tipicità della richiesta, perché in effetti non riguarda né un documento, né un'informazione, né un dato propriamente detto. Quindi chiudo, diciamo, il mio intervento, e c'è questa slide conclusiva dove in effetti ci sono poi un riepilogo dei vantaggi, degli effetti positivi che comunque il FOIA ha sia per i cittadini sia per le amministrazioni. E